Il 25 settembre 1264, sul far del giorno, il duca Doge salì in cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica. La trovò poco chiara. Resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là, e sulle rive del vicino rio gli unni cucinavano bistecche alla tartara, i Gaulois fumavano gitane, i Romani disegnavano greche, i Franchi suonavano lire, i Saracineschi chiudevano persiane, i Normanni bevevano Calvados. Tutta questa storia, disse il duca Doge al duca Doge medesimo, tutta questa storia per un po' di giochi di parole, per un po' d'anacronismi, è una miseria. Non si troverà mai una via di uscita? E chi di noi non se l'è chiesto in questi giorni? Troveremo mai una via d'uscita, considerando un momentino la nostra situazione storica? E allora non ci resta che augurarci quello che accadde al Duca Doge dopo una terribile inondazione. Ascoltate. All'indomani le acque si erano ritirate nei loro letti consueti e il sole era già alto all'orizzonte quando il duca si svegliò. Si avvicinò ai merli per considerare un momentino la situazione storica. Uno strato di fango ricopriva ancora la terra, ma qua e là piccoli fiori blu stavano già sbocciando. Ecco il nostro augurio, l'augurio della biblioteca di Casal Borgone per tutti noi e per tutti voi, che piccoli, preziosi e incredibili fiori blu sboccino dalla devastazione che ci circonda.